Siamo al Mississippi di Gabice in occasione della presentazione dell'itinerario della bellezza 2024 presentato da Confcommercio Marche Nord, un'occasione che vede la partecipazione di 25 comuni all'interno di quella che è una promozione turistica del territorio che unisce la costa all'entroterra. Direttore, oggi siamo qui al Mississippi per presentare gli itinerari della bellezza 2024, un itinerario che come al solito ogni anno porta anche delle novità. Sì, dopo la presentazione fatta a livello nazionale alla Borsa del Turismo di Milano, come consuetudine noi presentiamo a livello provinciale in un grande evento l'itinerario della bellezza, a cui seguiranno poi anche altre presentazioni sul territorio. Già ne avremo una il 23 marzo a Fossombrone, in contemporanea con l'inaugurazione di una mostra su Anselmo Bucci che faremo alla Quadreria Cesarini. Però l'appuntamento è importante perché è l'appuntamento generale per la provincia, quindi saranno presenti gli amministratori di molti dei 24 comuni che partecipano all'iniziativa, anzi dei 25 comuni, perché dopo la stampa della guida si è aggiunto un altro comune che è quello di Monte Grimano Terme, che non è presente nella guida ma partecipa a tutte le iniziative di promozione e comunicazione che realizzeremo quest'anno. Un appuntamento importante perché intanto ci sono nuovi comuni che sono nella guida, che sono Acqualagna, Borgopace, Carpegna, Macerata Feltria, nuovi partner, tra cui il consorzio del prosciutto di Carpegna, per noi molto importante perché è una delle eccellenze della nostra provincia, e poi c'è la novità di Pesaro 2024, insomma del riconoscimento a Pesaro di capitale italiana della cultura, a cui abbiamo riservato 3 pagine nella guida, ma con una presenza costante in tutte le iniziative che facciamo a livello nazionale. La presenza poi oggi dei nuovi amministratori ci riempie di soddisfazione perché vuol dire che insomma, è un progetto vincente, perché da 7 anni siamo passati da 5 comuni a 25 comuni che affidano alla Confcommercio l'incarico della promozione, il che vuol dire insomma, che stiamo svolgendo bene il nostro lavoro. Peraltro la guida è solamente un'anticipazione di tutto quel lavoro che viene svolto durante l'anno. Basti dire che abbiamo già fatto la fiera di Utrecht in Olanda, la fiera di Milano, la fiera liberamente di Bologna. La prossima settimana saremo a Napoli alla BMT, la Borsa del Turismo di Napoli. Quindi tante iniziative collegate poi anche ad un grosso impegno economico per la comunicazione. Oggi a Berlino è uscita una rivista in lingua tedesca per il mercato tedesco, austriaco e svizzera tedesca, con una ventina di pagine dedicate alla nostra provincia e all'itinerario della bellezza. È uscita lunedì in edicola la nuova guida, il nuovo magazine dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, e anche lì abbiamo le prime 4 pagine destinate all'itinerario della bellezza, altre 4 ci saranno nel mese di maggio. Abbiamo fatto contratti con diversi quotidiani a livello nazionale e regionale, quindi insomma un impegno di promozione importantissimo, che però non poteva che partire da un luogo eccezionale come il Mississippi, qui di Gabice Mare, un posto bellissimo. La ristrutturazione che è avvenuta del Mississippi mi pare efficace, gradevole anche alla vista, e poi peraltro insomma si vede un panorama bellissimo che indica appunto la bellezza del nostro territorio e la bellezza dell'itinerario della bellezza. Presidente, itinerari della bellezza giungono alla 7ª edizione, ormai è una tradizione di questo territorio sempre più valorizzato nell'ottica del turismo. Sì, la 7ª edizione è sempre più comuni perché mettere in rete i comuni tutti insieme creano un prodotto veramente molto buono, perché ha capito che insieme, facendo un sistema, si può essere più notati, più incisivo, che separati non si farebbe. In più permette al turista che viene in vacanza noi al mare
di visitare i nostri borghi, di gustare le nostre cucine, far conoscere l'entroterra che è bellissimo. Presentato l'itinerario della bellezza, un itinerario che promuove il territorio a 360 gradi, importanti però anche i partner, i sostenitori di questo magnifico itinerario. Sì, noi siamo la banca del territorio, quindi non potevamo non promuovere e non aiutare ad organizzare un'iniziativa di questo tipo. Il nostro è un territorio molto bello, tutta la regione, tutta la provincia ha dei valori paesaggistici, ambientali, artistici e assolutamente da non trascurare. Sono anni che portiamo avanti questa iniziativa e la facciamo molto volentieri perché il territorio sta crescendo, i borghi sono conosciuti, sono diventati i borghi più belli d'Italia, e i centri storici sono frequentati e poi il mare, il sole, il verde del San Bartolo. La nostra è una zona bella, è una zona dove la bellezza ha il sopravvento su tutto. Assessore, siamo a Gabicce Mare per la presentazione dell'itinerario della bellezza 2024, un itinerario che unisce costa e entroterra, soprattutto unisce una provincia all'interno di quello che è il magnifico panorama della Regione Marche. Sì, l'itinerario della bellezza ha un grandissimo pregio, quello di aver unito una sinergia vincente i nostri borghi alle pendici dell'Appennino con i borghi sulla costa, in un panorama turistico che poche altre regioni possono vantare in Italia e in Europa. Noi in un'ampiezza di circa 35-40 km uniamo le nostre montagne con i nostri boschi, il bellissimo eremo mi viene in mente di Fonte Avellana, fino alle costa, al San Bartolo, alla costa e alla spiaggia di Gabicce Mare. Quindi una risorsa in più rispetto ad altre realtà che già sono affermate nel turismo. Sto pensando ad esempio alla Toscana ma anche alla vicina Umbria, quindi non abbiamo nulla di meno, dobbiamo sfruttare questo immenso patrimonio. La regione c'è, è al fianco dell'itinerario della bellezza e lo vogliamo utilizzare per moltiplicare ancora di più gli arrivi e le presenze nella nostra regione che sono in crescita. Sindaco, oggi a Gabicce per presentare gli itinerari della bellezza, un momento a cui appunto si mostrano quelle che sono le bellezze e le attrazioni del territorio in un anno particolare come quello di Capitale Italiana della Cultura. Che momento è questo per Gabicce, no? Presentare un evento che ormai è storico, tradizione del territorio e soprattutto le opportunità che offre? Diciamo che si coniugano bene le due cose. Intanto sono estremamente felice che Confcommercio e Varotti abbiano scelto questa location che diciamo, è già unicità importante per Gabicce ma anche per tutto il territorio. È chiaro che coniugare itinerario e bellezza, che è stato un po' un progetto lungimirante di poi quello che è successo e sta succedendo quest'anno con Pesaro Capitale della Cultura, cioè di unire il territorio e far sì che il territorio diventi il valore aggiunto di questa proposta turistica, di questa proposta per promuovere il nostro territorio che ha tantissime potenzialità. Gabicce ha già sposato questo progetto già da diversi anni, siamo arrivati mi pare a 24 comuni della provincia, quindi una stragrande maggioranza di tutta la provincia di Pesaro Urbino, quindi vanno i miei complimenti al direttore Varotti e alla Confcommercio perché hanno capito come si può fare turismo e come crescere, far crescere la nostra provincia, la nostra regione nel territorio italiano ma anche all'estero, perché poi bisogna riuscire a essere bravi a intercettare anche il turismo essere oltre che quello nazionale. È un appuntamento importante quello di oggi perché presenterà diciamo, quello che è stato fatto e quello che si farà anche da qui in avanti. Entriamo nel clou della nostra settimana della cultura perché arriveremo al 25 di marzo, quindi la nostra settimana sarà dal 25 al 31 marzo dove avremo modo di dare un nostro contributo alla buona riuscita di tutto il progetto. Evento poi presentato qui in questa struttura che come ha detto lei ha ripreso vita, è ritornata al suo splendore, la vediamo completamente ristrutturata, anche questo diventerà
nuovamente il cuore pulsante di Gabicce. Sì, diciamo che già da un paio d'anni, da quando abbiamo fatto l'inaugurazione, l'anno scorso poi è partito l'anno veramente di importante di rilancio di questa struttura, che era un po' un luogo simbolo di Gabicce Mare. Abbiamo fortemente creduto in questo progetto, abbiamo investito diversi soldi, ma penso che sia il punto di partenza per la riqualificazione del territorio, affinché poi chi sceglie di venire nella nostra località possa apprezzare anche, oltre alle bellezze naturalistiche, che abbiamo dietro di me il mare, sulla mia sinistra c'è il Parco del San Bartolo, che poi sono le nostre unicità, e come ho sempre detto Gabicce è diversa per natura, proprio per la natura che ci regala questi doni, quindi il nostro compito è quello di valorizzare i doni della natura. You've been going around, going around, going around every party in LA. Siamo a Gabicce per la presentazione dell'itinerario della bellezza 2024, un itinerario che punta a unire il territorio attraverso le sue bellezze, dal mare al monte, dalla costa all'entroterra. Sì, noi come città di Urbino siamo veramente orgogliosi di far parte dell'itinerario della bellezza organizzato da Confcommercio insieme a tante città della nostra provincia, e che diventano sempre più numerose, proprio per stabilire quei rapporti appunto di collaborazione in tema chiaramente di attrattività turistica, ma non solo. E oggi penso che sia proprio un evento a cui teniamo tanto, proprio per incontrarci e per promuovere con vigore il nostro territorio e la nostra città. Quanto è importante il ruolo della bellezza nel turismo, no? Urbino poi è ricchissima di queste cose. Sì, Urbino è patrimonio dell'umanità, quindi c'è questo riconoscimento prestigioso, e abbiamo una grande responsabilità, ma sicuramente è attrattiva anche appunto per le sue bellezze, per un territorio delle aree interne che ha a sua volta un patrimonio storico-culturale enorme, ma vorrei aggiungere anche un patrimonio immateriale. Pensiamo all'enogastronomia, alle tradizioni, ai valori che il nostro territorio porta avanti insieme a tutte le altre città della nostra provincia. Sindaco, oggi si presenta l'itinerario della bellezza 2024, un itinerario pensato per dare lustro, voce e visibilità a tutto il territorio della nostra provincia. Quanto è importante un evento del genere, un itinerario come questo, soprattutto per i borghi che caratterizzano una delle bellezze più storiche appunto del nostro territorio? Un itinerario importantissimo, un percorso fondamentale per quella che è l'unione dei grandi e piccoli comuni attraverso la cultura, che non vede confini istituzionali né geografici, quindi un valore aggiunto che permette di valorizzare le nostre realtà in un particolare anno come questo, Cultura 2024, per quella che è la realtà di Pesaro, che coinvolge tutti i 50 comuni della provincia, da dove Mombaroccio nel suo piccolo porterà esperienze a livello culturale, da partire dal Beato Sante con gli itinerari di fede, nonché quegli astronomici, Guidobaldo del Monte e Palazzo del Monte stesso, da dove faremo tra il 15 e il 21 luglio una settimana importante che valorizzerà il nostro territorio e non solo, nonché, come stiamo proponendo all'itinerario della bellezza, nonché a Confcommercio, che ringrazio il direttore, tutto il suo staff e la grande collaborazione, una valorizzazione di tutti i campanili della Regione Marche, passando per quella che è la valorizzazione dell'orologeria e non solo. Quindi un grazie a Confcommercio, un grazie a tutti coloro che stanno collaborando nel merito, un grazie alla Regione Marche che sposa il progetto, e un grazie perché veramente grazie alla cultura riusciamo a superare qualsiasi confine istituzionale e non solo. Sindaco, Macerata Feltri ha un nuovo ingresso all'interno dell'itinerario della bellezza, nel 2024 appunto la prima presenza su questo itinerario. Da dove nasce questa scelta e soprattutto che opportunità può rappresentare per il territorio? Noi l'anno scorso abbiamo deciso di entrare in questo tour, cioè in questo itinerario della bellezza, perché riteniamo che sia una cosa che ci può portare turismo, visibilità. Infatti non da ultimo, all'ultimo beat di Milano, no? C'eravamo anche noi come comune, quindi questo porterà sicuramente nel Montefeltro, perché noi facciamo parte del Montefeltro insieme ad altri comuni, quindi è una buona cosa, perché noi riteniamo giusto poter essere entrati in questo itinerario. Infatti nell'ultimo Deplian
che oggi verrà presentato, c'è anche la nostra storia del nostro piccolo comune. Quanto è importante appunto per i territori magari dell'entroterra che diciamo fanno più difficoltà nel periodo invernale, ma alla fine anche in quello estivo, dovendo andare in contrasto con la costa, essere presenti su appunto iniziative del genere che promuovono il territorio a 360 gradi? È molto importante perché noi siamo un po' molto lontani dalla costa, infatti siamo a 50 km da Pesaro, 45 da Riccione, da Rimini e da Cattolica, quindi riuscire, questo ci dà visibilità e quindi ci può portare qualche turista in più, diciamo, perché non è che noi, nonostante abbiamo insomma delle cose ben, siamo uno dei borghi più belli d'Italia, quindi abbiamo sicuramente cose da vedere con tre musei molto, molto ben forniti, però se non cioè, più visibilità si ha è meglio, insomma. Itinerario della Bellezza non è soltanto cartaceo ma è anche digitale, un sito web dedicato appunto a quelle che sono le tappe e la promozione del territorio. Come funziona e soprattutto qual è il compito che deve svolgere questo sito? Questo sito deve arrivare a tutti quanti quelli che non riescono ad arrivare alla parte cartacea del progetto. Si era tentato anni fa con una app, ma poi abbiamo pensato insieme a Varotti e al presidente quindi di creare una parte web che fosse indicizzabile da Google, facilmente navigabile e accessibile anche agli ipovedenti, che è una cosa che tenevamo veramente a sviluppare nel modo migliore possibile. In questo modo la parte web ha un'aggiornabilità che è estremamente più veloce chiaramente alla parte cartacea, perché il manuale esce una volta l'anno, invece la parte web la aggiorniamo costantemente. Abbiamo anche formato lo staff interno della Confcommercio per permettergli di fare questi aggiornamenti in modo ancora più celere e veloce, stare al passo con i tempi e con gli avvenimenti che avvengono qui nell'entroterra ma anche nella parte costiera delle Marche.